Ciao amici, ora ci Buonasera, siamo. Eccoci qua. Così forse si sente anche un po' l'audio. Mettiamo. Bene, bene, andiamo, aspettiamo che viene qualcuno a darci fastidio. oggi fa un caldo assurdo. Un caldo boia. Un Assurdo. caldo boiissimo. Oggi abbiamo le novità. News, 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 news. Si sente l'audio? Ma poi mi sa che tu devi passare qua. Sai che questo non si sente proprio. Immagino. E ora? Ora sì. Perché l'ho messo Aspetta. basso. Si sente? Ma si sente che devono mettere amplifon per sentirlo. Senti, penso che si sentano. Ma non lo so. E oggi spero di non arrivare col mal di testa dell'altra volta, che non riuscivo. Amici telespettatori! Aspetta che faccio una. Una spammata generale. Sì, ma la faccio su. Ok, che ci ha menzionato. Ah, Gaming Arts ci ha menzionato sulle sue Ah, storie. bravi, Leo, bravi. Leo. Comunque, se fate spazio. Eh no, se face. Face. Se face, punto esclamativo. Leo, abbiamo un codice sconto per voi. Cioè, in realtà non è un codice, ma è uno sconto. Esatto. Uno sconto senza codice. È un codice. È un Matrix. Facciamo una storia. Una history. Tutti i capelli sparati. Uè ragazzi, siamo live. Se volete passate a trovarci. Perché devi sempre fare il seguito? Così. Madonna mia, che capelli oggi. Capelli più sconvolti. Madonna
Madonna, sono troppo paura. Sì, unta e bisunta. Sono unta e bisunta. Perché ovviamente ho anche la crema solare. Per restare mozzarella. Sì. Mozzarella. Anche per restare... viva. Per restare, sì, diciamo... Oh, no, perché non tolgono la cosa del loop della voce su Instagram? Vediamo come fai a capire se si sente cosa dire. Sì, vabbè, ma me lo fai sentire una volta, due volte, poi basta. Cioè, no. Il mio limite di sopportazione ha un limite, appunto. Altrimenti non si chiamerebbe limite. Allora, ciao amici spettatori. Palesatevi se ci siete. No, io saluto solo gli spettatori. Perché lì mi dice spettatori, non dice spettatori barra attrici. Dovrebbe scrivere spettator... spettatorici. Spettator asterisco. Beh, allora. Voglio taggare. Tagliamomi. Tagliamo Twitch. Tagliamo Twitch. Poi tagliamo Gaming Art. Poi tagliamo Kaboom, perché lo sto facendo dal mio. Ok. Kaboom e Teresa Romano, fotografo. No, Teresa Romano, grande. Teresa Romano, no. Ma quindi Carlo, da te che l'ha copiato Carlo Romano, grande? Carlo grande. Quindi è un po' diverso. Copione. Ok, ci siamo. Yeah! Ciao, grazie Giovanni per il follow. Ciao. Ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ci siamo, ci. Ha letto bene Giovanni, che io sbaglio sempre. Giovanni is God. Ah, is il Dio Giovanni. The God of the... Non lo so. Ok, allora Teresa, vai. Passo a te la palla. Passami il mouse innanzitutto. Ah, e ti passo la postazione. Passaggi. Che change, voilà. Che change the position, fantastico. Mamma mia, i potenti mezzi. Delle ruote di Ikea sono fantastiche. O comunque allora, noi dobbiamo capire il modo per di premere F9 per mettere i link Amazon. Gli Amazon perché? Link. Vuoi diventare una figlia su Amazon? Ma perché no? Ma no, dai. No, io sono contro Amazon. No, ma che cosa dici? Non dire queste cose in live, che poi Amazon ci brucia. Ma non è vero, tu esci di Amazon. Ci brucia, allora, ma ci brucia. Dicevo, che devo fare qua, devo andare sul mio sito. Sul tuo? Sul Kaboom. Ah. Kaboom.it/corsi slash, perché se andiamo su corsi, ma aspetta, Forse aspettiamo qualche d'un altro. Certo, vabbè, siamo online da 10 minuti già. Vuoi bruciarti questa news così subito? Facciamoli un attimo attendere, perché l'attesa è il sapore della vita. Aspetta, mi schiato un po'. Allora, no, aspetta. Allora, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Esatto. Capito? Cioè, avete capito voi? Non importa se un croft o un pavone. L'importante è che tu voli alto. Giusto? Che il pavone vola. Vola il pavone? No. Come no? No, è un pollo. Svolazza. È un pollo. Forse planerà.
Arrivo ragazzi, sto facendo la... Ah, okay. La spesa. Pensavo alla pipì. Ok. Va bene, CG100. CG100, grazie. Buona spesa. Vabbè, allora aspetta. Comprare le schifezze. Oh, fammi parlare. Già ti vedo. Vai. Allora, aspettiamo CG100, che diciamo un po' di cose. Avrete queste belle due facce come futuri docenti. Cioè, ovviamente per chi si vorrà iscrivere ai corsi che faremo. Per chi vorrà. E niente, quindi io avrò sicuramente il mio tuppo tutto spettinato come oggi. Ma mi devo aggiustare il tuppo, ragazzi. Io invece ho pettinatura Sailor Jupiter. Sailor Moon. Sempre sì. Reference alte. Ma secondo voi li dovrei tagliare i capelli? Eh? Secondo me sì. Sì, comunque devo andare da, da Doriana. Un bel caschetto. Che tipo di grafiche facciamo? Dipende da quello che ci chiedono. In realtà ci occupiamo di grafiche 2D e 3D animate. Quindi sì, grafiche vettoriali. In entrambi i casi parliamo di grafica vettoriale, che sia 2D o 3D. Quindi sì, facciamo animazioni 2D, 3D e... Io, vabbè, faccio anche stop motion e Marco frame by frame. Sì. Quindi animazione tradizionale. Diciamo che nel frame by frame mi diletto, non sono una cima. Io mi occupo principalmente di 3D. Faccio in Kaboom, mi occupo di... sono un 3D generalist. Ecco. Però specializzato in... illuminazione. In lighting, sì, illuminazione e scene virtuali. Allora, e anche aggrovigliamento di capelli. Reali, però non reali, sono però virtuali, non virtuali quelli. E tu di cosa ti occupi nella vita? Io diciamo che sono anche un generalist nella vita, cioè mi occupo anche di cucina. Marco è l'uomo che ha più hobby su questa terra. Marco, faccio anche il tornitore. Di tutto. Quando ero giovane e gli spazi non mancavano, mi occupavo di scultura. Diciamo che abbiamo un background artisti. E poi, siccome l'arte in Italia non paga, abbiamo deciso di metterci nel mondo delle arti applicate. Ovviamente applicate con i computer. Bene, bene. Vabbè, allora aspettiamoci G100 e diamo la notizia, la notizione. Vabbè, in realtà è una notizione che se andate sui nostri siti e pagine è stata già spammata. In realtà quindi... c'è anche scritto sul titolo, quindi... Ah, cazzo. Ops. È vero, l'avevo scritto. Va bene, va bene. Giovanni, dici, tu cosa fai nella vita? Invece abbiamo anche fatto la grafica di questo canale. Nulla. Beh, dai, non credo che fai nulla. Sicuramente sarai un appassionato di Twitch, visto che ci stai seguendo. Seguendo. Marco non c'ho più voce, beh. No, ho appena finito di fare un corso. Esatto. Un corso online. Però per adesso... pensiamo ai corsi di settembre che saranno online. Non saranno FAD, ma saranno facce. Facce tu facce. Formazione a distanza. La formazione a distanza serve in questo periodo covidoso. Però preferisco insegnare faccia tu faccia, occhi tu occhi. Così puoi lanciare tipo i quaderni. Sì, agli studenti ciucci butto i computer, i tasti li stacco dalle tastiere. No, dai, e li butto addosso. Infatti vengo sempre munito di 2 o 3 tastiere durante i corsi che utilizzo per... Intanto apro qui. Apra. Ma mo sta un po' meglio il mio tuppo, che dite? Ma...
Anche prima era bello, estemporaneo era. No, ma cioè tutti questi capelli qua sono capelli che se brucio così. Ma che cosa? Ma invece. Ma no, ma non si bruciano i capelli. Come no? C'è un tipo indiano. Lo so, ma... C'è un tipo indiano. Voi li conoscete i tipi indiani, che, i barbieri indiani che fanno le capigliature con le fiamme ossidriche? Qual era senza titolo? Eh sì, senza titolo. Dobbiamo dargli un nome a sto progetto. Bell'imbusto. Ah, bel imbusto, ovvero. Sì, però se non metti F9 loro non vedono. Sì, lo so, non fa niente, per ora non lo so E quindi neanche. facciamo prima questo, poi parliamo dei corsi, alla fine parliamo dei corsi. Ok. Quindi aspetta, allora gli cancello queste. Vabbè, fai, salvalo con un altro progetto e cancellagliele. Ok. Così facciamo vedere agli amici online come si fa un ciclo di camminata con Rubber Hose che abbiamo da più live Ne avevamo esaltato. già parlato, Sì, sì. noi ci siamo trovati molto bene. E poi Allora. forse se riesco, cioè se riusciamo nei tempi, altrimenti lo facciamo durante la prossima live di venerdì, mi serve per un progetto che stiamo chiudendo fare una piccola animazione frame by frame di polvere, tipo una polvere, avete presente quando cade un oggetto su un piano polveroso, quindi della polvere che si anima Che si così. alza, sì. Si alza, diciamo, il batuffolo di... Batuffolo di polvere. No, non è Marco, proprio dove un lo devo batuffolo. salvare? Non trovo la... Dove l'hai messo? Animazione live Twitch. D, in D. Animazione live Twitch qua. Salvalo qua. Allora, lo chiamiamo Bell'imbusto. Bell'imbusto lo direi tu. Lo dici tu. Oh, ma io devo Successo. andare. No, mi serve la bottiglia dell'acqua perché la mia coperta è di Linus. Ah, già che stai, mi riempi il bicchiere Beh, ma non d'acqua. esageriamo. Per Arrivo favore, subito. salì il bicchiere. Dove sta la bottiglia? E credo stia su. È scomparso. Scomparsa la bottiglia. No, aspetta, forse l'ho lasciato in mano. Va bene. Ok, l'ha trovato la bottiglia. Arrivo! Eliminiamo anche l'espressione. Eliminiamo anche questo. Ah, ma tu qui gli avevi animato la faccia. Dai, Sì. cambiamo visualizzazione. Allora, questo qui è il personaggio dell'altra volta che abbiamo fatto e abbiamo animato anche la faccia. Quindi la faccia. Allora, dov'è? Abbiamo 300.000 livelli. Beh, in realtà questo è un progetto che avevo iniziato io e ora continua Teresa. Allora, testa, Testa la testa, gli occhi sono. quindi eccolo cos'è, Cosa ti serve? questo fatto che hai mosso gli occhi, la bocca e qua, Ah, credo sia il null. Aspetta, vediamo. nulla non No, rinominato. aspetta. No, i null sono 4 e fanno riferimento alle braccia. Vediamo, hanno qualche keyframe, no? No. Naso, vediamo. Naso. Fai. Sì. No, allora li ho mossi singolarmente. Baffo sinistro. Esatto. E baffo destro. Ma che ti serve? Che vuoi Devo fare? vedere dove stanno i keyframe, perché in questa maniera io devo... Allora, il primo movimento che si fa è quello di alzare e abbassare il torso.
tutto il personaggio in realtà, no? Sì, ma l'avevo già fatto. Sì, però deve corrispondere al volto, perché questo non corrisponde. Ah, ok, sì. Quindi, se il volto va prima di qua... Ah, quindi in realtà posso anche vederne solo uno, perché gli altri sono tutti nella stessa posizione. Quindi faccio questo, tengo questi qua come riferimento. Mm-hmm. Quindi qua dovrebbe... qua dovrebbe... Quindi questo dovrebbe stare qua. Giustamente faccio un nuovo questo. Però non li fare troppo veloci. Ma questa è la velocità. Proprio il ciclo di camminata viene velocissimo. No, va bene. Il tasto play ora funziona bene. Sì, mi ha dato il play, quindi sì. Prima aveva smesso di funzionare. No. Per questo. Dai Giovanni, qui. Dicci cosa fai. Dai, lascia stare. Ma vedi, adesso la testa non si muove. Ok, ma c'è già il loop su quello? No. Ah, ok. Sono... ce l'ho selezionato, quindi lo fanno. Sì. Allora, per vedere agli amici telespettatori come si allora, fa il loop. Allora, iniziamo. Come si fa il loop? Il loop è l'ultima cosa. Vabbè, siccome ce l'avevi già fatto. Vabbè, fai come credi. Facciamo il... fai finta che non ho detto niente. Allora, questi sono i nostri piedini. Allora. Sì, ha dei piedi trasparenti in realtà. È un personaggio molto stilizzato. Sono troppo livelli. Ma io il corpo lo posso mettere su? Eh no, perché altrimenti... vabbè, mettili la talpa. Allora sì, dai, silenziamoci le cose che non ci servono. Silenziamoci. Sì, nel senso che... ah, ma stava già... ok, quindi basta... no. Di tutto sto. Allora, questi mi servono, quindi li sveglio. Questi li lascio dormire. Questo mi serve. E basta, che posso silenziare. Perfetto, quindi mi sono lasciata a vista solo i livelli che devo andare ad animare. L'animaccia! Posizione, iniziamo col primo. Col primo piede, che è questo. Secondo me che te le dividi le posizioni, però vabbè. Dici? No, vabbè, in realtà non cambia niente. Tac. Quindi spostiamo prima il piede dall'altro lato. In mezzo. E alla fine gli rimettiamo il piede CTRL-V nella posizione iniziale. Da. Adesso arrivo qui in mezzo. Che cos'è? Dai, Tere, fai subito. Tere, fai subito che voglio fare. Ok. Adesso vado nella prima metà in corrispondenza poi del keyframe che ho messo prima. Mm-hmm. Del mm-hmm. movimento che fa. Beh. E glielo vado a. Gli vado a far fare il passo. Eccolo qua. Play.
Ah, però ho sbagliato, perché non dovrebbe farlo lì, ma lo dovrebbe fare qui. Vabbè, sposti i keyframe. Aspetta, devo fare meglio. E poi il triangolo non così. Il triangolo deve essere più... Triangolo no. Quella punta di avanti deve essere un po' più... No, contrario. Sì, la punta di avanti deve essere più... Ok, quindi deve essere questo rettangolo... Rettangolo? Triangolo. Perfetto. Adesso io che faccio? Facilissimo. E che ne so? Mi copio questa parte. Mm-hmm. Me la incollo all'altro piede. Me la pero. Me la incollo qui e la sfaso in... Sto tutto sfasato. In questa maniera. Sfasato. Mi copio il primo keyframe. Aspetta. Ora non mi muovo, sto qua. Pipi. Sto tutto sfasciato. Comunque devono essere più netti. Vabbè, poi ti dico io come fare. In che senso tu? Vedi, quel triangolo ha degli angoli arrotondati. Ah, il movimento. Vabbè, per ora fallo così. No, bisogna fare prima. No, no, devi fare così. Prendi questo. Cliccaci. Ok, strumento converti vertice. Brava. Esatto. Non lo copio sull'altro. Ecco qua. Ok, metto l'inizio. Giusto. Sì. No, aspetta. Come si può dire? Sta perdendo, sì, ti ritrovi. Aiuto. Ma la ritroviamo, Teresa, non vi preoccupate. Si stava perdendo. Mi devo spassare dall'altro lato, ho iniziato col piede sbagliato. Vedi, iniziare col piede sbagliato, ragazzi, è sempre un errore. Mai iniziare le cose col piede sbagliato. Ecco. Che poi devi trovare. Ora sì. Ok. Ho iniziato a bere il mio primo litro d'acqua. Vabbè, perché avevo iniziato col piede, perché... Sì, sì, va bene, Teresa, non ti devi giustificare, va bene così. Mannaggia, potevo essere più veloce. Ecco qua il nostro bel imbusto. Ecco, ora però io vorrei che quelle curve siano un pochino più smooth. E quindi come facciamo a smooth? Senza cambiare, senza far sì che qui non cambi la visualizzazione, cioè premendo il tasto F9. Ma quali vuoi smuttare? Quelle del movimento dei piedi. Li tutte? Piedi. Sì, sì. Ma non si smuttano tutte? No, non li smuttano, da sopra quando scende.
quando sale e quando scende, devi fare così, cioè questa deve essere netta, così, e poi devi fare così. So, capito? So. Non so se voi avete No, capito. non ho capito. Quindi Almeno la televisione. queste due La vita camerex, perché dell'animatore. abbiamo scritto fino a questo punto. Quindi è questo e questo. Ok, sì ragazzi, scusate, ma il tasto F9 è lo stesso tasto che noi abbiamo per cambiare la transizione su... Ed è il tasto che serve a fare i Vedete? keyframe. È più smooth ora. Sale e scende più smooth. Infatti, se fai vedere le curve in animazione... Eccole Eccole là. Vedete? Allora, prima fai vedere... erano così. Sì, cioè, fai vedere i punti dove smuttare. Vedete, sopra e scende, smuttato, e poi va dritto, netto. Qui deve andare dritto, invece qua deve essere più morbido. Vabbè, deve essere così in un ciclo di camminata standard. Ovviamente, se lo vogliamo più fiero, deve essere diverso. Dipende tutto dall'animo del personaggio. Sì. Però diciamo un ciclo di camminata così può essere un happy Un buon cycle. inizio, sì. Giusto? Houston? Abbiamo un problema? No, è tutto a posto, Houston. Ok. Bene. Ok, vuoi farvi scorrere delle cose dietro? Giusto per dare Perché? l'impressione che... Ah Perché no, sto devi fare il pensando loop. che... Sai che sto pensando che la faccia dovrebbe muoversi al contrario. Vabbè, no, ci sta, Cioè, funziona, funziona. così. Vabbè, dai, ci sta. Ah, sì, funziona. Voi che ne pensate? Voi che siete online e state vedendo Va bene. cincischiare qua le cose. Va bene, controllo S. Adesso cosa volevi fare? Il loop. Ah, il loop. Allora, il loop facile. Tengo Sì, premuto senza spaccare la tastiera, per favore, che on. costa più la tastiera che il computer. Ah! E tengo premuto alt e clicco sul cronometro. Loop. Out. È così. E questo è il corpo che si alza e si abbassa. Di nuovo, punto alto, vado all'altro cronometro. Loop out. Oh. Out. Yeah. E il terzo. Oh, mi manca il suono del follow. Qualche altro follow, No, ragazzi, ho sbagliato per loop. favore. Adesso se noi lo mettiamo così dovrebbe camminare. Perché? Ah, perché forse ho capito. Perché è andato il loop sminchiato? Perché? Non lo so. No, ma devi fare quello lì che hai fatto prima, il ping pong. Ma il ping pong l'ho fatto perché questo non era così prima. Questo è la fine. Cioè, all'inizio e alla fine sono uguali, non so perché. Vediamo se gli faccio il cycle. No, PC. Cycle. No, ma non credo te lo sistemi, però vediamo.
cosa mi dice qua? Una virgoletta, non ho capito. Non ho capito questa cosa di virgoletta che mi dice l'errore. No, vai giù, ok. No, lo fa lo stesso. C'è un keyframe che dà fastidio. Oppure provo a fare una cosa. Togli il ease quello. No. No, ma li devi togliere a tutti. A me interessa che il primo e l'ultimo debbano essere uguali. Sì, ma togli prima il bezier quello. Okay. Che scemo. Perché? Ah, allora aspetta, fai allora, è questo, giusto? Questo sì. Qua. Scusa, toglimi un attimo il loop. Cancellagli un attimo il loop. Anche sotto. Sotto lo fa? Sì. Vediamo. Ok. No, io metterlo con capo. Ehi, Fabri. E là. Allora, prova a farlo glielo ora con la composizione lunga quanto ti serve lui. Comunque sarà un errore di memoria. In che senso la composizione lunga così? Così, senza cioè che la taglio? No, non la tagliare. Cioè, così come sta, Terino? Non sto dicendo niente. Cioè così? Come così stava prima? Così, non la devi toccare! Per favore! Oh. Così, fai blu. Capito? Look out. No, è scemo allora. È scemo allora. Sì, salva. Scusa, apri il progetto di prima. Sta fatto il loop sul progetto di prima. Sì. Vediamo. Qua toglierlo, perché dobbiamo capirlo il problema. Apro il progetto di prima. Ecco qua. Vedete, qua funziona. Però gli devo aggiustare la faccia di nuovo e il corpo. Vedi, sotto è dato ping pong. Perché era diverso. Ok, sopra prova a dargli lo smooth di quelle curve. Lo smooth di questo. Non lo posso, questo di là. No, sopra e sotto, sì, quando sale. Sì, sì, come lì. Allora, questo è due. E questo è due. Allora, se... qua funziona.
I misteri della cibernetica. La cibernetica. Ok, allora adesso aggiustiamo sto ping pong. Perché? Perché non coincide. Questo è un altro. Un po' deve essere, devono essere distribuiti positivamente. E anche questi ovviamente devono finire. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in un After Effects che funziona male. Eccolo qua, uno per uno, vediamo adesso dove devo andare. Sì. Ecco, adesso è più preciso. È il fatto del volto. Ah sì, bisogna loopare anche il volto. Bisogna loopare questo. Baffo, tutto. Quindi, anche la testa. Questo, occhio, testa. La U mi vede tutti i frame. Mi vedo. Così. Io. Sì. Sto facendo questo. Loop out. Filter mi ha mandato un'immagine. Perché? Che sta giù? Di salire? Ti buttiamo. Mi sono ricordato che è martedì. E quindi c'è la nostra live. Stai a correre, Fildon, Mamma mia, quante cose! Quanti loop out! Ma che stai di fronte? Ci sono gli spettatori, i ragazzi che ci vengono a... Ci fanno le imboscate. Sì. Succede. Ma sto sentendo un cane abbaiare in continuazione. Non gli dico, se hai le patatine puoi salire. Le patate. Con un immenso manzoti. E testa cos'ha? Anche la testa si muove. La testa si muove, sì. Mamma mia, si muove tutto. Tutto ragazzi, si muove tutto. E perché si muove, scusami? Cosa fa? Non lo so, comunque fa. Ok. La looperemo. Ho fatto 2 settimane fa. Oh, buonasera, non ho nulla, ero di passaggio. Beh, vabbè, dai, se vuoi puoi salire anche senza patatine. Anche senza mascherina. E voilà! Il nostro bel imbusto cammina in loop. E si muove con la sua bella faccia di... Comunque, l'altra volta stavamo... Controlessimo. Sono lontano ormai. Vabbè. Non fa niente. Ok.
Ok, allora mi sa che forse abbiamo tempo per farmi iniziare il progetto in animation. Animate, voglio dire. Devo fare, come vi ho detto prima, vabbè no, parliamo, facciamo una cosa, parliamo prima dei corsi e E facciamo basta. E vedere. poi vediamo se c'ho tempo, facciamo sta cosa in Animate. Abbiamo già fatto gli annunci? No. Cioè, Ora li facciamo. su Twitch no. Ora facciamo gli annunci. Comunque abbiamo in realtà la filiazione in sospeso, perché stanno controllando i nostri metodi di pagamento. Vabbè. Non so. Come mai qui è sparita l'immagine? Yeah! Ok, ciao Davide. Vi va di venire su Discord a parlare del vostro spazio? Sì, Ah, l'ho ragazzi. buttata lì, così. Vi va? O siete timidi? O vi intimidite? Siete preparati? Voilà, faccio vedere prima il nostro. Fatturato 1 euro, esatto. Questo è il nostro sito, Il nostro il nostro fantastico. showreel, che vabbè, insomma, nel menu adesso ci sono scritte varie cose SEO nel menu. Ma SEO per SEO è Introduce sempre 30 30 SEO SEO. sempre, Ok. non è come proprietà Dopo questa. commutativa, sei investitore. Sì, è maggior, sei il fantastico maggior azionista. Allora, andiamo in Scusa. corsi, nella pagina corsi. E dopo un po' Di di cose peripezie. ci sono, eccoli qua, i nostri corsi Quelli attivi sono quelli gialli. che vorremmo iniziare. Esattolo. Allora. Volete Se Davide o Sara vogliono venire nel frattempo su Discord, venire, ragazzi? Se non me la sentite, potete anche dire di no, eh. Grazie, Ci no. Era solo un offenderemo saluto, però gente comunque. se la poi immaginavo che state incasinati. Dai, grazie per il saluto comunque. Allora, Ok, va bene. perché loro? Perché Davide, Sara e Kipo ci ospiteranno, Nel loro fantastico studio. che si trova vicino Pane Pomodoro a Bari, quindi proprio Vista vista mare. spiaggia. Vista pane e pomodoro, in realtà. Se siete di Bari, potrete sentire e vedere l'odore di pane e pomodoro. Non ho capito bene. Allora, Come non hai capito bene? E Fildo, di stare attento, hai presente il Fildo. pane pomodoro? Là, di fronte. Lì vicino c'è lo studio di Davide e Sara, che si chiama Spazio Fotografico Equipo. Esatto. Il Il traffico. traffico. E tu devi mettere le cuffie. Tutto ti devo imparare io. Ah, forse ho già capito cosa vi arriva. Che cosa? Vabbè. Vabbè, E ora Phil non si sa. ci terrete sulle spine. Sì, comunque a loro, a Davide Sara Kipo, li chiamo così perché il nickname è così, diciamo, le persone capiscono a chi mi rivolgo. Sono dei tester Sono passati 49 minuti da quando sei di ma sto spiegando cosa sono, cioè cosa fanno. Testano i prodotti e hanno un canale YouTube. Niente Black Mirror. Ah, niente. Vabbè, quella se vuoi la portiamo noi. Pensavo proprio a quello, invece niente. Sì, esatto, è la location dei corsi. Oh, vedi, Loro hanno Fildon uno come arriva studio subito che si trova di fronte a Pane al... Pomodoro. Bellissimo, Aiuto! perché è vista mare. Un po' lontano, però comunque lo vedi. E lo senti, C'è diciamo, la casino, voce. casino. Teresa, devi pubblicizzare un Io corso. non sono brava a parlare. Ok. Comunque sia, eccoci qua. I corsi che vorremmo, cioè i corsi che sicuramente attiveremo, sono questo di After Effects, livello base, che terrò io, e
Autodesk Maya. Che terrore, io. Livello basso, bravo. Esatto. Ah, sì. E ovviamente gli spazi in aula da loro sono 5 e 4. Per il problema dell'assembramento non possiamo creare aule, cioè in realtà in ogni aula si potrebbe stare, se non ho capito male, anche in 8 persone. Però per il problema Covid possiamo stare massimo o in 5 o in 4 persone. Quindi ciascun corso lo possiamo dividere in due aule, in modo tale da fare due classi da 5 e 4 persone. Quindi il massimo degli studenti che possiamo raggiungere per ora, se abbiamo ancora la problematica Covid, sarà 9 persone, 9 postazioni. Che ovviamente verranno divise in due classi, quindi con due docenti differenti. Ovviamente ci sarà molto probabilmente come secondo docente Fabrizio CG100. Per quanto riguarda Maya. Maya e me o Fabrizio in sostituzione, cioè non in sostituzione, in aggiunta a Teresa. Per quanto riguarda After Effects, adesso dipende dalle iscrizioni che avremo. Sì, esatto, dipende dalle iscrizioni. Comunque sarà un minimo di 4-5 persone, un massimo di 9. Giusto. No, assolutamente. Non daremo licenze e non vi assicuriamo che troverete lavoro dopo il nostro corso. No, no, non vendiamo sogni, ma solide realtà. Ok, dopo questo. Dario, ehi, cioè, ciao Dario, Dario! ciao. E niente, noi semplicemente daremo la possibilità di imparare il software in maniera veloce, intuitiva, così come lo utilizziamo noi. E ovviamente poi il limite a tutto, cioè vi daremo gli strumenti per muovervi all'interno dei software. Poi il limite è la vostra creatività. Creatività. E quindi questo. Esatto. Come Come è state? stato? Stiamo Tutto bene? bene, Tutto siamo bene? felici di iniziare questi nuovi corsi. Inizia il caldo in realtà. E tu come Sono va? A te come va? corsi che dovevamo iniziare ad aprile e poi pandemia. Speriamo, speriamo di no in una seconda ondata. Dai, no. Dai no, diceva l'altro dai no. Comunque, se andate sul sito, c'è scritto tutto. C'è scritto Esatto. tutto, Vogliamo linkarlo qui da loro, il sito. Tutto, sto lavorando per una ditta di videogiochi, poi ci siamo fermati. fico. Bello, vabbè, si riprenderà. Bello, Eh sì. bello. Interesting, molto interesting. Allora, dicevo, se andiamo sul sito, cioè se andate sul sito, c'è scritto tutto, c'è scritto il livello, la durata, un video e niente. Cosa imparerai? Quanto costa? Questi qui sono Se i copi prezzi. il link, Certo. lo passiamo in chat. Ecco Ah, qua, questo è il link per il questo è il corso di corso di After After Effects. Effects. E qui sotto c'è anche il programma con tutto il calendario, i requisiti, cosa bisogna avere, chi sarà il docente, ting, sono io, eccetera, eccetera. Fai in fretta. Per prenotare basta inviare un'email a corsi, no, a info, non mi ricordo, c'è scritto qua, a mail. chiocciolaspaziofotograficoequipe.it. Comunque c'è tutto scritto. Vuoi linkare anche quello Se di Maya? sì, se andiamo in questo qui di Maya, eccolo qua. Stessa cosa, identica. Ah, ovviamente per frequentare il corso vi servirà un portatile, giusto? Esatto. Con la Computer portatile. versione, in questo caso, versione student di
di Maya è Abbiamo la... scritto Maya 2019, Sì, Maya giusto? 2019, non voglio usare Maya 2020 perché ha ancora un po' di... Qui fa ancora un po' di c'è bizze. scritto tutto. Sì. Avete studiato? Good! E niente, qui c'è il calendario, quindi potete insomma andare a spulciare un po' di cose. Tutto Direi che qui. abbiamo finito. In programma però vorremmo fare anche questi altri corsi, però dobbiamo capire meglio, magari vediamo come va con questi primi due. In realtà, subito dopo quello di Autodesk Maya, io vorrei fare, diciamo, un corso di ottimizzazione di modeling per la stampa 3D e abbinare, non so se questa cosa la stiamo dicendo in anteprima assoluta, forse nemmeno Davide e Sara lo sanno, o sì. Cosa? Cioè che vorrei abbinare al corso anche un piccolo... cioè, se, come dire, mi Un viene elaborato finale, vuoi fare un elaborato sì, vorrei finale? far fare un elaborato finale stampato in 3D dai corsisti. Quindi tutto quello che serve per l'ottimizzazione alla stampa 3D, quindi rendere un oggetto solido, ripulirlo, creare booleane per fare incastri piuttosto che pulirlo da, che ne so, se tipo un oggetto preso da una scansione 3D, pulire la mesh e poi trasferire tutto, esportare tutto per la stampa 3D. E in quel caso, molto probabilmente verrà un esperto che si occupa solo di stampa 3D con la sua stampante 3D. Ci sarà la possibilità di stamparsi poi il proprio oggetto. E niente, questo è. Fate il nostro spazio. Ah, ok. Allora il festino che dovevo organizzare. Dai, mo, se non esageriamo, dalla mano ci prendiamo il braccio, dal dito. Perfetto. Va bene. Grazie. Molto gentili. Se avete domande sui corsi potete farli benissimo. Sì, fate domande, fatele ora o tacete per Quindi sempre. se Tacciate. ripeto che il Tacitura. dai, Marco. Ripeto che il corso sarà, i posti saranno 5. 5 o 5 Se, barra 9. allora, spieghiamo meglio, sono 5 per una classe. Se le richieste saranno più di 5, adesso vediamo come va, possiamo fare una seconda classe di 4 persone. Questo lo volevo specificare perché 5 persone sono quasi un one to one, come si dice? In che senso? Quasi un Ah, un corso corso frontale. Sì, sì, frontale, sì. sì. Sì, beh, sì, 5 persone sono veramente poche. Quindi, cioè, vi dedicheremo personalmente tutto il tempo che comunque potremmo dedicare come se stessimo facendo un corso frontale. Quindi tutto qui. Esatto. Poi, ovviamente, essendo un corso base, sì, i software sono complessi, Maya in maniera particolare, però diciamo abbiamo il tempo per potervi spiegare il tutto. Come si deve, insomma. Bene, Esatto. posso tornare alla modalità Sì, vediamo se in questa mezz'ora riesco a normale fare in chiacchiera. frame by frame. Infatti, dipende molto dal regolamento Covid di settembre. Io credo che pian piano andrà scemando il distanziamento. Speriamo bene. Esatto, noi per ora ci atteniamo ovviamente a ciò che è in vigore adesso, quindi E distanziamento. quindi diciamo che sicuramente un'aula la chiuderemo a 5 iscrizioni. Ovviamente, Giusto. non so se avete letto,
le iscrizioni fatte in questo periodo, in questo mese, a luglio, avranno uno sconto del 20%? Del Del 25%. 25%, siamo proprio voluti, abbiamo proprio voluto. Ci dobbiamo lavorare per farlo perché ce lo Noi dicono in vogliamo. molti. Noi vogliamo, iniziamo così adesso. Vediamo cosa succede man mano. Manca una scuola di CG in generale e VFX. Quindi sarebbe figo farla. Sì, lo voglio. E anche molte persone che reputo i big nel settore mi hanno detto dovreste farlo. Speriamo bene, dai, se la cosa va in porto si farà. Quindi, tornando a noi, dicevo, se ovviamente riuscite ad iscrivervi entro luglio avrete il 25%. Entro Entro agosto il 15% di sconto, bravissimo. mentre a settembre sarà a prezzo pieno È uguale per gli altri corsi, per sì. tutti e Ok. due i corsi. Beh, allora io mi trasferisco su Animate. Ah, Piccolo Animate. spazio Quindi che pubblicità. faccio? Questo lo posso chiudere. Finito. Il nostro bel imbusto. Sì, salva, Sì, ho chiudi. salvato. Animate. Cambio posto. Mi devo mettere il guanto. Vi sfido a duello. Dai. Allora, Animate, se non lo sapete, sapevatelo, è un software di Adobe in cui si può fare animazione frame by frame, che è l'animazione classica. A quanti fotogrammi al secondo stiamo facendo il video per i ragazzi? 25, Mi sì. pare Vabbè, 25. comunque. 25 Sì, frame al secondo. 25. Okay. Vi faccio vedere un esempio di animazione tradizionale. Questo che tieni qua, che io sono Sì, scusami. sbadato. Sono tutto qua. Allora, vi faccio vedere questa bella cosa. Tadans! Ecco, questa qui è l'animazione tradizionale. Voi lo conoscevate Bula Bula? Troppo Beh, chi non conosce Bula Bula? bella, vi faccio vedere un altro. Piccolo spazio pubblicità. Eccolo! Non so se è a fuoco qui. Sì. Troppo belli. Bene, questo lo faremo con Cioè, non questo. quello. Io ho bisogno di animare una polvere. Certo, sì, ho giusto, giusto. Cioè, una polvere. Beh, mo vedrete, ragazzi, non vi voglio svelare nulla. Chiudi qua, vuoi cambiare visualizzazione F9? Sì. Ecco qua. Eccoci. Ah, F9 qua da Cosa? un altro comando veloce. Oh no! Dobbiamo cambiare sto F9, mamma mia. Ok, allora. Sì, E sto F9. però lo voglio fare
Facciamolo di che colore grigio. Allora, attiverò anche l'Onion Skin che serve per vedere. Cosa sta succedendo? Serve per vedere il frame precedente, quindi. È come se fosse il foglio trasparente che nell'animazione tradizionale si mette su per fare il frame successivo. Quindi tu hai come riferimento quello che c'è sotto, in base a quello che c'è sotto, fai il frame successivo che deve cambiare. Nel nostro caso si deve diradare. Questo è un fumo che fa il personaggio quando atterra. Quindi per terra si vedrà questo fumo fa. Vedete? Aspetta, fammi togliere l'onion. Ecco. Bene, allora andiamo avanti. Quindi attivo l'onion skin. Quello Fatti più vedere. scuro. Com'è? Sì, spiega, spiega. Giuseppe Console mi sta chiamando da oggi pomeriggio. Salutiamo Giuseppe Console. Aspetta, gli mando un messaggio. Ok. Sì, comunque dicevo che volevo dire questa cosa che stavi appunto per dire, cioè che il disegno più scuro, il tratto più scuro è quello che sta su, quindi è diciamo il secondo frame. Invece quello più chiaro è quello più, il frame più vecchio, se così vogliamo dire. Sì. Eccomi. Allora, scusate ragazzi, ragazzi. Perché voi siete dei razzi. Yo. Vabbè. Mi dissocio. Mi dissocio anch'io. Scusate. Un po' di più la tavoletta. Con F7 si crea un nuovo keyframe vuoto. Quindi Nel quale ogni posso disegnare. diciamo che adesso per gli effetti che possono essere tipo questo fumo sono si Mi possono faccio fare fotogramma vedere. dopo fotogramma, quindi frame per frame così, uno dopo l'altro, e si sta diradando. Dovresti assottigliare qua. Sì, no. Invece per animare, diciamo, i personaggi si fanno prima i fotogrammi chiave nell'animazione tradizionale e poi le interpolazioni che si chiamano gli in-between, che sono quelli che si trovano fra i due fotogrammi chiave. Impostare i fotogrammi chiave mette anche diciamo, fa capire i tempi di animazione, quindi la velocità che deve avere il movimento fra un keyframe e l'altro. Molto bello, Lo so, lo ben so. lo pensavi. Adesso puoi staccare la prima nuvoletta di fumo, giusto?
Iniziamo così. Spero che ci non staccare. Sì, perfetto. Oh, bellissimo, bravo Marco. Non è da tanto che stai approfondendo, diciamo, l'animazione frame by frame. No, ma io imparo subito. Marco è un multipotenziale, dovete sapere. No, beh, comunque modestamente, cioè quando mi appassiono di una cosa riesco a concentrarmi talmente in maniera... Cioè mi metto di capo e piedi praticamente. Bellissimo. Secondo me mi fa schifo. Comunque, ovviamente serve un minimo di base di disegno. Sì, cioè, quello è ovvio, però... Più lontano, Marco. Più lontano, quella si sparisce di qua. Questa? Ah, qua. Però palla, secondo me, dovrebbe essere. No, però aspetta, deve essere così, perché il fumo si dirada. Sì, cioè, bravissimo. Bello, ci, ci servono anche i ragazzi che ci fanno i... gli effetti sonori. Che... Ma vabbè, basta. Basta. Scusate se vi abbiamo, se vi ha rotto il timpano per tempo. Ma ci hai messo niente a fare questa, questa animazione? Beh sì, questa è semplice. No. Comunque ovviamente studio tutorial e roba varia, quindi cioè, non è che me le invento. Beh, cioè, le cose ovviamente, però se uno studia con attenzione, diciamo, i risultati si vedono. Poi se uno fa pratica e pratica e pratica. Praticamente facciamo durare quasi un secondo, cioè quasi 25 frame. Vabbè, meno, un po' mezzo, meno. Sì, sì, un po' meno. Mezzo secondo. Sì, mezzo secondo. È bellissimo il mio, io lo adoro. Comunque a breve ragazzi prenderò il sto benedetto iPad. E queste cose le potrò fare anche sull'iPad. C'è il modo per collegare l'iPad a Twitch? Per... sì. Cioè, a Twitch, al computer. Sì. Aspettate, che non riesco a dimensione quelli del mezzo. Ma sai che quello puoi anche non farlo, secondo me? No, le cose piccole bisogna farle. Sì, ma io penso sia già sparito il fumo. Ora diventa così. Si divide. Guarda, fammi una passeggiata sonora, questo sono real. Mamma mia, non ti invidiamo. Su Unreal ho gli occhi gonfi, povero. Vai, vai. Unreal, sì, figo. Ci sentiamo presto. Buona giornata. Basta. Ciao, ciao. Ciao, Dario. Che cosa è uscito? Vai! Puoi fare il loop? Sì. Ah, dimmi. Vediamo.
Adesso andremo a colorare tutti i 15 frame. Quindi con il... La cosa bella del pacchetto Adobe è che praticamente hanno più o meno tutti la stessa interfaccia, quindi È facile vero, da... impari uno, più o meno ti sai orientare anche sugli altri. Dai, sono tutto questo. Quindi ho il Sì, secchiello anche. però è un secchiello vettoriale. Cioè, come quello di Illustrator. Sì, capito. L'ultimo. No, L'ultimo è una buono. sola linea. Andiamo per play. Sì, bello. Ah, questo andrà... Però non grigio. No, no, lo Ah, ok. facciamo... di che colore lo facciamo? Secondo me lo facciamo bianco, perché con i colori che abbiamo usato in questa animazione, secondo me va bene il bianco. Oppure è un grigio proprio chiarissimo. Sì, vicino al bianco, sì. Cioè io, vabbè, ora l'ho fatto per farlo vedere loro. Tipo così. Sì, dobbiamo vederlo sul video. Vabbè, io lo provo così, poi in realtà da After Effects. Si può fare sovrapposizione colore, gli fai il colore che vuoi. Sì. Cioè io mi esporto questa sequenza adesso. Bello. Glielo faccio piatto perché comunque il progetto è tutto... Sì, ci sta. Ci staissimo. L'hai salvato? No, Ah! salvo me. Ma Dovete a salvare me le queste cose mi cose. piacciono perché mi creano, mi Se il danno. computer si spegne. Oh, zitta, che mo si spegne veramente. Allora, un attimo, non vi voglio far vedere di chi è, lo scoprirete a breve. Brevissimo, brevissimo. Brevissimo. Sì. Che apro questo. Quindi lui crea sto file FLA, che è un file flash. Sì. Infatti questo poi può essere esportato anche per il web, capito? Per Per l'internet. l'internet. Prima li facevano così le animazioni. Quelle in... Un flash. Eh sì. Sì. E niente, no, vabbè, questo è stato più semplice di quanto si immaginava. Volendo si potrebbe fare questo. Guardate. Questo per me deve essere proprio una palla. Una pallina. Ma però
verde invece, quindi adesso che hai attivato meglio un skin, il verde è quello che vedi. Ah, puoi impostare da là. Vabbè, certo. Ah, ecco. Quindi puoi anche impostare, che ne so, tre keyframe, qui quello di in mezzo. Sì, è quello su cui stai disegnando. Questo. Sì. Quindi il blu è il primo, il grigio che è il colore che abbiamo scelto di avere il secondo, e il verde è il terzo keyframe. Sì. Io però farei proprio delle palle, ho detto. Sì, no. Qua. Quindi così, però più piccolo. Più piccolo? Sì. È più lontano dal cubo. Da. Sì, così è la cosa. Ah, proprio piccola di quella più forte. Sì. Anteprima GPU che fa le bizze. Basta. No, facciamo lui. Solo lui, solo là, solo sopra. Mi fai un pallino di muscolo. Ok. Bello! Salvalo! Che stai pensando? No, niente. Che ne pensate voi, amici telespettatori? E telespettatrici. Va bene. Fa caldo. Fa molto caldo. Sì. Ok. Sì, io salvo. Ah, esporto la sequenza. Esportiamo. Che importante è esportare. Esporto immagine. Exportation. PNG 24. No, però faccio... faccio così, non fare esporta filmato. E infatti devo fare esporta filmato, lui mi esporta la sequenza. Allora, mettiamo qua in 2020 Ciccio Pasticcio. Stiamo ubicando polvere. Per favore, chiamalo solo polvere. Pure qua. Che sta succedendo sopra? Non sta scalpitando. 72 dpi, sì, perché tanto è un video.
1920, che tanto sarà ancora più piccolo di questo, quindi basta e avanzisce. Smussa, sì, aspetta. L'hai fatto 32 bit per caso? No. Ora andremo a controllare. Allora. Ecco le nostre PNG. Metti... Ah no, non si può. Non si può, se no si legge tutto. Si legge tutto il nostro progetto Comunque sì, segreto. fidatevi che ha Abbiamo salvato salvato come sequenza di come PNG. sequenza. F9 non detto. Ok, faccio così, esco. E niente, ragazzi, questa è stata l'animazione frame by frame. Poi più in là vediamo di fare cose un pochino più complesse anche. Cioè, in base all'esigenza, cioè vi serve un etto di prosciutto? Noi vi daremo un etto di prosciutto. Quindi tutto In animazione, qua. Sì. dai. Metto di prosciutto in animazione. Va bene, allora direi che vi possiamo. Abbandonare. E più in là. Vabbè, molto di fastidio, no, però, eh. Sì, Io portato. sono ciccione, devo restare nei miei Ciccionaggine. spazi ciccionisti. Va bene. Allora, la prossima volta. Sarà la prossima diretta. Sarà Sara, cioè Sara, venerdì. Sara di Davide, Sara. No, sarà con l'accento. Ah, Sara perché Sara. Sarà venerdì. E cosa facciamo venerdì? Facciamo una cosa Ci simpi. mettiamo le dita nel Facciamo una cosa naso. simpi, simpatica. Tipo Mi che. Si sente preoccupa la mia pomeriggio voce? questo. Tipo che. Come l'altra volta, dei VFX brutti. Beh. Non fare esperimenti su di me. No, voglio solo discutere di... cioè prendere un... Che ci No, hanno allegramente copiato. Chi è che ce l'aveva copiato? prendere un Tema. effetto. No, un effetto, un visual effects. Estorpiarlo. Fatto già è capire come l'hanno fatto, quindi discutere di questa cosa. Che dici? Ti scompinsera? Vabbè, ma porta via poco tempo perché cioè, è facile capire come è fatto in effetto, tranne quelli di quello là, come si chiama? Watermelon. Watermelon. Di TikTok Sì, aspetta, come si di chiama? Zach King. Cioè, ragazzi, no, vediamo gli effetti di Zach King insieme. Bello, sì. Oh, a E proposito, ragazzi, io mi sono messo TikTok. Vi faccio fra vedere. poco metteremo anche TikTok di Kaboom. Forse, Raga, non so, non mi sono ancora convinto, però sì. abbiamo TikTok-toccato. Sì. Aspetta, voglio vedere se si vede online il mio profilo TikTok. Scrivi Matenezzo. Non mi ricordo come mi chiamo su Sì, ti chiami TikTok. Dici? Marconezzo ti chiami. Aspetta. Comunque ragazzi, non faccio video stupidi su TikTok, di più. Ma proprio video a caso. Per non dire H. Però ho un sacco di visualizzazioni. Cioè, Cioè, capito? Cioè, non fa. rispetto a Instagram, sto facendo video stupidissimi, ma sto avendo molte più visualizzazioni. E quante conversioni sei? Tu mi hanno già chiesto un sacco di cose. Boh. Mitico. Allora dobbiamo aprire per forza quello di Kaboom. Vedi, questo mi ha appena scritto 3PC con la 2080 Ti. Sì, perché? Qual è il tuo problema? E Mamma mia. comunque c'ho i primi hater anche su TikTok. Cioè, Ah, allora proprio sono sei diventato. un mito. Guarda, adesso cosa faccio? Me lo installo. Me lo installo e mi faccio il...
il profilo di Kaboom. Eh? Che dici? Lo faccio? Facciamo in live, così diamo il nostro TikTok a tutti. Faremo effetti speciali per me. Allora, o mi dice il telefono è troppo vecchio per il TikTok. Già non si sta parlando. Ma questo forse non ha capito che abbiamo uno studio, perché pensa che sono un utente privato che ha 4 computer in casa. Le dici no, per li uso con per tutti, giocare su Fortnite. Con tutti i miei arti. Cioè, ogni arto ha il suo computer. I mio nipote mi ha aggiunto. Giubi. Ok. Vabbè, qua si sta installando, secondo me ci vuole un po', perché quanto peserà questa applicazione? Un botto perché... TikTok, c'è scritto sotto. Dove? No, non c'è scritto. Vabbè. Non c'è scritto. Allora... 21 milioni di voglio... installazioni. Allora, io sono Marco Mezzo. 21 milioni di recensioni. Ok, installato. Oddio, paura. Ah sì, si può andare allora. Ragazzi, devo far vedere una cosa bellissima. Ecco il mio TikTok. Aspetta, fare così. Questo è il mio TikTok, ragazzi. Guardate. Aspetta, mettiamo. Bellissimo. Mettiamo zitto la musica. Questa di qua. Chiudiamo. Ah, ok, tanto fra un po' chiudiamo. It's watermelon! Inside a watermelon! It's the most beautiful thing I've ever seen in my life! Yes. It's watermelon! Inside a watermelon! Ah, questo è sicuro. Lì dietro sto io che sto lavorando, ve lo dico. Però non parte il play perché. Non so. Bloccato. Ciuccio. Ah, no. Accedi, ti deve far accedere. No, per forza. Scusa. Perché si no, andiamo qua. No, guardate questo, ragazzi, un altro video stupido. Che vabbè, non me lo fa partire. Ah, certo. No. No, perché ti dice che ti devi... Niente, ragazzi. Ti devi loggare. Mi devo loggare. Vabbè, seguite Marco su TikTok. E questo link qua, ma ve lo incollo qua. Seguitemi, amici. Comunque questo video ha avuto 1750 visualizzazioni, ma perché? Cioè, faccio semplicemente vedere il mio computer da gaming qual è. Che gliene frega loro di vedere tutte queste cose. Vabbè. Comunque, ragazzi, TikTok è un mondo veramente strano. Sì, non guardare le donnine su TikTok. Ma chi è quella Ferragni? Sì, mi è venuta lei come per prima. Sì, ma infatti anche a me è venuta Ferragni come prima cosa. Ok, Kaboom ha ufficialmente TikTok. Quindi se volete aggiungerci, ci chiamiamo kaboom.it. Bene. Va bene. Dopo questa magnifica news, che non ne frega un cavolo a nessuno, secondo me. Vi salutiamo, ringraziamo con la mia pancia che si è scoperta. Bravo, vi ringraziamo sempre per essere presenti alle nostre live e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo in... se Dio vuole, se Giovanni Sgad vuole. E a se... proposito, Giovanni Sgad che fine ha fatto? E sarà andato via. Quindi dicevo venerdì alle 18
Alle 18 e 30. Ah, alle 18. Alle 18, 18. Sì, ho avuto un'amnesia particolare. Quindi parleremo di... di tutto. Vedremo il TikTok di Zacchi. Zacchi. Va bene? Sì, sì. Ci sta. E cercheremo di capire come fa i suoi effetti. Un po' complicato, però. Commenteremo gli effetti visivi. I VFX di Zack King. Bene. Buona serata. Ciao ragazzi. Bye bye.